Invece il discorso dell'altro giorno che è rimasto bloccato un camion su una strisce No, ma bianche. sovente, questo arriva sovente perché i camion si vede che se hanno il GPS da fuori, vengono quei camion grossi, vengono qua, si trova il senso unico e per girare bloccano il No, traffico. ma poi ce n'era uno nelle strisce. Una, sì, c'è una vettura parcheggiata in senso giusto Poi perché ci sono le righe per terra, non hanno di fatto fronte al nulla. carico e scarico, c'è rimasto, quindi questa vettura qua, il traffico era bloccato perché nessuno riusciva più a passare, c'era la strada chiusa. Ah, Da quindi una parte c'è per terra parcheggiano. una striscia bianca che è Sì, ma l'hanno sbagliata. cancellata la strada. No, non hanno cancellato le strisce bianche che c'era prima il parcheggio. Quindi un turista che arriva, vede la Sì, striscia la bianca, la striscia bianca lascia. parcheggia Parcheggia, e blocca tutto il traffico. tranquillamente. E questo lo sanno anche loro, perché il vigile non ha potuto portare neanche via la macchina né fare la multa, perché il cliente, cioè l'autista era in regola queste cose qua. E Ho capito. tutte le volte si ripresenta anche Poi si la è storia dei fermato un furgoni, camion che quella roba lì. doveva portare dei mobili in un condominio, i vigili l'hanno mandato via perché se si metteva il camion anche dall'altra parte il Non passava traffico nessuno. non passava più. Quindi anche con la signora dell'agenzia Corin Travel che diceva principalmente c'è il problema dei semafori che ancora non sono ripristinati, Certo, e poi c'è la pericolosità adesso. l'alta Velocità, velocità e la certo. pericolosità, quindi Poi ci sono anche perché le scuole, qua che escono le scuole al mattino, pomeriggio escono le arriva scuole, i portando i bambini da scuola, bambini, e qui certo. diventa molto pericoloso, e qui Ah, diventa una pista. Non essendoci più semafori, visto che l'hanno voluto almeno di farle funzionare, secondo sì. me, il mio parere. Certo. Visto che hanno speso più di 100.000 euro per metterli, cioè doveva essere una prova, abbiamo visto la prova che è stata, che poi hanno deciso loro di fare quello che... Noi abbiamo chiesto di fare un referendum per vedere chi era contento e chi non era contento, ma non siamo stati ascoltati. Ok, Ce l'avevano promesso, va bene, io vi ma... Spero che ringrazio. questo serva a qualcosa, che mi serve l'aiuto anche a loro, di darsi una smossa almeno, per prima che succeda qualcosa qua, perché Sì, è prima troppo che pericoloso. succeda qualche incidente. Accidenti. Va bene, vi Grazie. Ok, vi ringraziamo. ringraziamo Grazie della e... collaborazione. Prego. Siamo qua, Arrivederci. se avete bisogno siete sempre qua. Grazie. Grazie.